Riccardo desidera un uovo. Ah, davvero? Allora potremmo avere un problema. Le galline non stanno facendo uova. Cosa? Perché no? Perché non hanno più cibo, purtroppo. Hanno beccato tutte le piante. È rimasto solamente il fango. Se vuoi un bel giardino fiorito, non allevare galline. Oh, c'è ancora un piccolo fiore laggiù. Oh, i fiorellini teneri sono i loro preferiti. Ehi, che gallina impertinente! Se solo potessero vivere da un'altra parte. Oh, papà ha detto che vorrebbe avere una gallina al piccolo castello. Sì, in un certo senso l'ha detto. È vero, il re ha detto voglio avere una gallina. Sì, è perfetta come soluzione. Trasferiremo le galline al piccolo castello. Ok, attenzione, spostiamo le galline verso ovest. In sella, mandriani. Yohi! Mandriani? Ma voi state spostando dei polli? Dovreste chiamarvi pollami o qualcosa del genere. Mandriani suona meglio. Tata! Posso essere una mandriana? Certo che puoi, Holly. Ecco, prendi il tuo cappello. Si parte! Oh! Iha! Yahoo! Yahi! Yuppia! Ok! Hey! Non avrei mai pensato che spostare dei polli fosse così rumoroso. Le galline amano il rumore, ma dobbiamo stare attenti a non fare forti rumori improvvisi se non vogliamo provocare un fuggi-fuggi generale. Forti rumori improvvisi? Qualcosa come bang! Ah, oh, gallina in fuga! Wow, vieni qui, da questa parte! Perché stiamo fluttuando? Perché non c'è forza di gravità nello spazio? Non veniamo attratti verso il basso? Scusate, ho dimenticato di accendere il motore che genera la forza di gravità! Guardate quante bellissime lucine colorate! Ammirate tutti la grandiosità e la supremazia della tecnologia aliena! Dov'è la toilette? Noi alieni non andiamo alla toilette! È davvero incredibile! Sono talmente più avanti di noi che ormai non hanno neanche bisogno di andare alla toilette! E se mi viene voglia, come faccio io? Dovevi andarci prima di partire! Forse ce ne sarà una sulla spiaggia? Ci sono le spiagge sul pianeta Bong! Il pianeta Bong è fatto soltanto di spiagge! Wow, solo di spiagge? Sì! Fa molto caldo e splende sempre il sole! Adesso vi andrebbe di mangiare qualcosa? Sì, grazie! Questa macchina può preparare qualsiasi cibo o bevanda che desideriate! Posso avere un'aranciata, per favore? Certo! È squisita! Posso avere un sandwich al burro di arachidi, banana e prosciutto? Certo! È sorprendente! Può fare anche la gelatina? No! Crea qualsiasi cibo che esista in tutto l'universo, ma non la gelatina! Ed è un vero peccato, perché a me piace da impazzire! Tranquillo, posso farla apparire io! Tata Susina! Cosa? Un po' di gelatina non farà del male a nessuno! Gelatina magica, grazie! Oh, ma qui ce n'è troppo poca! Io voglio mangiare tantissima gelatina! Ok, gelatina magica allora! Ancora, ancora, ancora! Inondazione! Ed ecco il grande capo del pianeta Bong! Lui è qui per festeggiare l'arrivo di queste persone così importanti! Buongiorno! È minuscolo! Sì! Qui sul pianeta Bong, più invecchiamo e più diventiamo piccolini! Buongiorno! Chi è stato? È qua giù, paparino! Oh, buongiorno! Buongiorno! Salutatelo tutti, forza! Il nostro grande capo è piuttosto anziano e vi assicuro che per voi è un grande onore avere la possibilità di conoscerlo! Dai, salutalo, Gastone! Buongiorno! Cattivo Gastone! Non si fa! Sputa subito il grande capo! Ci dispiace terribilmente, purtroppo non è stato addestrato! Già! Visto che siete nostri ospiti, la banda suonerà un brano per darvi il benvenuto! Cos'è questo rumore assordante? Quando cominciano a suonare la melodia? Quello che sentite
Fortnite è il nostro inno nazionale! Splendido, è così armonioso! Zyros, mi spieghi perché vivete sottoterra? Una volta il pianeta Bong era ricco di vegetazione! C'erano piante e fiori dappertutto! Era bellissimo! E i suoi abitanti erano felici! Ma poi il pianeta ha cominciato a morire, purtroppo! Il caldo è soffocante, non si può stare in superficie! Così ci siamo trasferiti sottoterra! Tutti quanti vivono sottoterra? Sì! Persino i nostri animali! I vostri animali? Wow! Ah, quello è un mostro alieno! Non ti preoccupare! Questa è una renna serpente maialmucca viola ed è ancora un cucciolo! Ma questa renna serpente maialmucca viola è troppo dolce! Ma io non ce l'ho una moneta! Le hai appena fatte sparire! Oh! Senza una moneta non possiamo farne altre! Io ho questo bottone! Magari funzionerà! Fa di nuovo il rumore dei popcorn! Oh oh! Si è riempito di bottoni! Tata! Si possono comprare le cose con i bottoni? Signor Elfo! Le va bene se la paghiamo con dei bottoni? No! Il baule magico dei soldi è rotto? Sì, vostra maestà, per qualche strana ragione fa soltanto bottoni. E noi dobbiamo pagare il signor Elfo. Sta tranquilla, Holly. Sistemo io tutto. È un po' imbarazzante, ma purtroppo siamo a corto di soldi al momento. Non dovete sentirvi imbarazzato, maestà. Non ne avete motivo. Mi dispiace, sul serio. No, non c'è il minimo problema, davvero. Bene. Allora fatemi sapere quando avrete i soldi e io vi riporterò subito il cibo. A presto! Oh, a presto! Ho una buona notizia e anche una cattiva. Davvero? E qual è quella cattiva? La cattiva notizia è che non c'è nessuna buona notizia. Il signor Elfo si è portato via la colazione. E tutto perché non abbiamo quegli inutili soldi. Ma cosa servono i soldi? Io non lo so esattamente, Holly, ma gli Elfi sembrano tenerci molto. Non potresti aggiustare il baule magico dei soldi, papino? Il baule non è rotto. Ci serve solo una moneta d'oro da buttarci dentro. Chi ne ha una? E questo è il problema, caro. Nessuno di noi ce l'ha. Oh, qualcuno di voi sa dove trovarla. Mio padre viene pagato con delle monete in cambio del suo lavoro. Veramente? Puoi trovare un lavoro, papà, e farti dare una moneta d'oro. Beh, suppongo di poterci provare. Quale tipo di lavoro ti piacerebbe fare, papà? Non ne ho idea, ma devo saper fare un mucchio di cose. Sono il re. Pronto intervento? Salve, parla Tata Susina. Sono bloccata qui al lago. Bloccata, hai detto? Resisti, saremo subito da te. Pronto intervento, Elfi, al lago. Qual è esattamente il tuo problema? Le mie gambe sono stanche. Potrei avere un passaggio? Cosa? Tata Susina, il pronto intervento, Elfi, serve solo per le emergenze e tu lo sai! E va bene, calma! Mi date un passaggio o no? Questo sì che è viaggiare! Tè, biscotti e una splendida vista! Papà, posso provare a pilotare? No, Ben! Non sei abbastanza grande! Ma non è giusto! I grandi si prendono tutto il divertimento! Già, anche noi vogliamo salvare le persone! Un giorno lo farete, dovete solo aspettare di crescere! Oh... Pronto intervento! E non farci più sprecare il nostro tempo! Che gentile! Il vecchio saggio elfo ha ragione, Tata Susina! È vero! Il pronto intervento elfi serve solo per le emergenze! Oh, e va bene! Forte! Siete stati soccorsi dal pronto intervento elfi, vero? Vorrei che anche noi potessimo salvare le persone! Ah, sì! Peccato che gli adulti non vogliano! Sono così noiosi! Oh. No! Qui pronto intervento. Ah, grazie al cielo. Per favore, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Qual è il problema? Una grande mucca è rimasta impigliata nei cespugli di more. Arriviamo immediatamente. Attenzione a tutte le unità. Mucca impigliata nei cespugli di more. Pronto intervento. Toc,
Quest'oggi impareremo delle cose meravigliose sulla natura. E su Fluffy, il nostro criceto. Chi di voi sa dirmi che tipo di animale è Fluffy? È un criceto! Sì, ma che tipo di animale è un criceto? Oh, è un mammifero! È un mammifero! Esatto, bravissima Lucy! E il suo nome scientifico è Mesocricetus auratus! E il suo nome scientifico è Mesocricetus auratus! Santo cielo! Noi lo chiameremo semplicemente Fluffy. Oh no! Gastone ha sentito il profumo delle banane e lui adora le banane! Gastone, vieni subito qui! Fermo! Torna indietro! Noi siamo circondati dalla natura. Guardate questo piccolo insetto. Qualcuno di voi sa come si chiama? Gastone, ed è un maschietto! Molto divertente, Lucy. È una coccinella, quella! Sì, esatto, è proprio una coccinella. E sapete che cosa mangia? A lui piacciono tanto le torte. E anche gli spaghetti alla bolognese. Torte e spaghetti alla bolognese. No, le coccinelle mangiano i pidocchi delle piante. Mettiamolo al sicuro in questo barattolo. Oh no, Gastone è in trappola. La lasceremo libera più tardi. Spero che non stia troppo scomodo lì dentro. Non preoccuparti, lo faccio uscire io dal barattolo. Ma così ti vedranno. Sta tranquillo, Ben, farò molta attenzione. Signorina Biscotto, c'è una fata che cammina sul mio banco. Una fata, dici? Vediamo un po'. Tata Susina, arriva l'insegnante. Fingi di essere un giocattolo. Oh sì, sono un giocattolo. Oh, ma è una piccola fata madrina. Di chi è questo giocattolo? È mio. Te la ricordi la nostra regola? Nessun giocattolo in classe! Esattamente! La metterò nel mio cassetto e la potrai riavere al termine della lezione, va bene? Sì, signorina Biscotto! L'uovo di drago si sta schiudendo! Mio padre dice che i draghi sono degli animali selvaggi e pericolosi! E poi sputano fuoco! Oh, io ho paura! È meglio scappare! Non è carino! Ciao, piccolo! Oh, che bello! È così dolce! Gastone, sii gentile con il cucciolo di drago! Basta, coccinella cattiva! Come lo possiamo chiamare? Che cosa ne dite di Tenerone? No, invece si chiamerà Dentone! Perfetto, Dentone! A me piace di più il nome Coccolone! Artigli di fuoco! Che ne dite di Dave? Sarà Dave il drago! Sì! Sì! Dave, questo è il tuo nuovo nome! Dave ha delle zampe enormi, sono molto grandi! Questo significa che diventerà ancora più grosso! Ora che cosa vuoi, Gastone? Oh, va bene. Prendi il bastoncino. Wow! Sei davvero intelligente, lo sai? Vuole che gli grattiamo la pancia? Oh. Ma quant'è carino! Dave è l'animaletto più fantastico di tutto il mondo! Gastone? Oh, io non lo so. Oh, beh, non importa. Adesso abbiamo Dave. Principessa Holly, è ora di tornare a casa. Oh, devo andare. Ciao a tutti. Ciao. Daisy, Poppy, fatemi tornare subito come prima o... Sono bambola Susina. Dammi da mangiare. Certo, sono sicuro che riusciremo a farne una coppia esatta. Entrate pure, bambini. Se adesso premo il tuo pancino, mi canterai una canzone. Non provare neanche a pensare di premermi la pancia. Bambola Susina, dolce e piccolina. Lo sei veramente, sei dolce e piccolina. Allora, come farai a riprodurmi? Utilizzeremo questa macchina copiatrice. Guarda come funziona. Prendiamo una pallina da tennis, la mettiamo proprio qui sopra. Ed ecco a voi una copia esatta. Wow. E adesso tocca a bambola Susina. A dire il vero avrei cambiato idea. Potresti togliermi di qui? Oggi non me la sento di essere copiata, per favore. Non ti preoccupare tanto, sei già stata copiata. Cosa significa?
Domenica. Sì, vostra maestà. No, vostra maestà. Come volete voi. Ma io non parlo così. Un pochino ti assomiglia, però. Bambola Susina. Anzi, è una copia perfetta. Certo, e ora che abbiamo un campione di bambola Susina, possiamo farne quante ne vogliamo. Un momento, ne basta soltanto una per rendere felici le gemelle. In effetti sono d'accordo. Una sola tata Susina è più che sufficiente. Perfetto, adesso per favore mi potete trasformare? Subito, tata. Oh, così va meglio. Ora tornerò al mio lavoro. Mia bambola, mia bambola. Oh, avete visto che bella statua? Deve essere la riproduzione di una divinità, senza dubbio. Allora siamo di sicuro vicino alla città perduta. Guardate questa bellissima pianta arancione. Ah, sì, certo, la conosco. E il suo nome scientifico è Heliconia iaquini. E questa invece è chiamata Chrysanthemum leucanthemum. Come fai a saperlo? È scritto sull'etichetta. Oh, questo è strano. Anche la statua ha un'etichetta, guardate qui. Ce l'ha anche questa. E sulla pianta c'è addirittura un prezzo, 4,99. Ma è assurdo. Secondo me sta succedendo qualcosa di molto strano. È vero, qualche pazzoide deve essere venuto nella giungla a etichettare qualunque cosa. Sta piovendo! Non sta piovendo! Guardate, è un uomo della gente grande! Sta bagnando le piante! Non ci troviamo affatto nella giungla! Infatti, ci troviamo in un vivaio! Gastone ci ha portato in un posto sbagliato! Povero Barbarossa, è a migliaia di chilometri nella vera giungla! E noi invece siamo bloccati qui in un vivaio! Pronto? Pronto? Siete quasi arrivati? Siamo ancora piuttosto lontani dalla giungla. Davvero? E dove più o meno? In questo preciso momento ci troviamo in un vivaio. Siamo in un vaso di giunchiglie. Di giunchiglie? Oh, certo! Riesco a vedervi tutti. Cosa? Sono nella serra. Guardate verso la porta. Buongiorno! Io credevo che avesse detto che sarebbe andato nella giungla. Ma questa è una giungla. Venite a vedere. Oh, basta. È davvero ridicolo. Ad ogni modo, immagino che abbia bisogno di essere salvato comunque. Oh, una delle stelle si sta muovendo. Forse una stella cadente. Oh, sì, la vedo anch'io. Sta per schiantarsi a terra. Wow. È precipitata qui vicino. Andiamo a dare un'occhiata. Guardate, è qui che la stella è caduta. Ha fatto un buco enorme. È davvero incredibile. E avete visto quel fumo? Deve essere molto calda. Forza, scendiamo. Voglio vederla da vicino. No, torneremo qui domattina quando la stella si sarà raffreddata. Che bello, è mattina. Polly, la colazione! Non ho tempo, papà! Una stella cadente è precipitata nel prato ieri sera! Che bello, è mattina! Ben, non vuoi fare colazione? Più tardi, mamma! Devo andare a vedere la stella cadente! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Wow! Cos'è che ha fatto questo buco? Una stella cadente! È precipitata dal cielo! Che meraviglia! Allora, avete visto com'è fatta questa stella cadente? Non ancora, ma stiamo per scoprirlo, vostra maestà. Abbassare la chela! Oh! La stella ha le finestre. Che cos'è? Un'astronave? Sembrerebbe un disco volante. Il portello si sta aprendo. Niente panico per ora, ma questa potrebbe essere un'invasione aliena. Invasione aliena! Invasione aliena! Potete farvi prendere dal panico! Blip, bloop, blip, blip! Gastone! Caro Gastone, il mio migliore amico! Aiutaci, ti prego, siamo intrappolati! Gastone, corri subito a chiamare tata Susina! Da dam di dam di du!
Fatto, ora è di nuovo tutto pulito. No, Gastone, fuori, fuori! Che cosa? Ben, Holly, il re, la regina, il signore e la signora Elfo sono rimasti chiusi in una vecchia miniera? Oh, presto, non c'è tempo da perdere! Portami là, Gastone! C'è qualcuno? Tata Susina, grazie al cielo sei qui! Siamo intrappolati! Ora vi libero, ci vorrà solo un attimo, aprirò la porta con la magia! Oh, non ha funzionato! No, perché la porta è stata sigillata con la magia dei nani! L'unico modo di aprirla è rispondere alla domanda! Quale domanda? Un aereo vola a 300 km all'ora. Quanto deve essere forte il vento per ridurre la sua velocità del 15%? Questa porta mi prende in giro. Tata, fa apparire una vanga e tiraci fuori! Ci impiegherò dei secoli! Ci sono! Gastone, ce la farai in un attimo! Certo! Gastone è il più bravo di tutti a scavare! Gastone, vecchio mio, aiutaci a uscire! Vuole che diciate per favore? Oh, per favore, Gastone! Urra! Gastone al salvataggio! Ti ringrazio, Gastone. Presto! Entrate tutti in casa! Chiudete bene porte e finestre! Oh, hai visto? Ci sono delle piccole finestre in questi funghi. Molto bene, venite tutti qui, bambini. Sì, signorina Biscotto! Quelli sono dei funghi velenosi. Spuntate funghi velenosi dalla lista. Funghi velenosi! Signorina Biscotto, i funghi velenosi hanno delle piccole porte e finestre? No. Andiamo a vedere un pensiero. Oh, Lucy, ci è mancato poco. Sì, ma per stavolta ce la siamo cavata. Ora sulla nostra lista c'è una quercia. Forza, andiamo a cercarne una. Oh, no! Stanno andando dritti dritti al grande albero degli elfi. Dobbiamo arrivare lì per primi. Gente grande! Gente grande! Stanno venendo qua! Ah! Gente grande! Gente grande! Entrate tutti nell'albero! Arrivano! Chiudete le persiane! Bene, ora sembra un normalissimo albero. Oh, guardate! C'è un omino in quell'albero! Eccoci qua, potete riconoscere una quercia dalla forma delle sue foglie. Scusi, signorina Biscotto, abitano degli omini nelle querce? Cosa? Ma certo che no. Potete spuntare quercia dalla vostra lista, ragazzi. Quercia! Uff, ci è mancato poco. È vero, pochissimo. Bene, la prossima voce nella lista è insetto. Da questa parte, bambini. Oh, oh, guarda, stanno andando dritti dritti al piccolo castello. Dobbiamo arrivare prima noi. Aspettatemi. Papà, papà. Sta arrivando la gente grande. Gente grande? Presto, tata, chiudi le finestre. Bene. Wow. È ancora top secret, non l'ha vista nessuno. E ti comunico che l'ho chiamata Bacchetta Saggia 3000. Nemmeno io sapevo della sua esistenza. Forte! Grazie, vecchio saggio elfo, è davvero bellissima! Tu sei la mia migliore amica! Wow! E parla anche! Ti voglio bene! Incredibile! Sorprendente! E non è ancora tutto! Questa bacchetta ha una caratteristica speciale che nessun'altra bacchetta ha! Quale caratteristica speciale? Oh, oh, scommetto che lo scoprirete presto. Posso solo dirvi che non esiste un'altra bacchetta uguale a questa. Che cosa intendeva dire? È così sibillino. Io capisco sempre la metà di quello che dice. Non vedo l'ora di lanciare degli incantesimi con la mia nuova bacchetta Saggia 3000. Però dovrai aspettare fino a domattina perché è il momento di andare a dormire. Oh. Ciao, ciao, Holly. Ciao, Ben. Ciao, Gastone. Ci vediamo domani. Buongiorno, papà! Buongiorno, Holly! Tu sei la mia migliore amica! Ah, la nuova bacchetta, come va? È meravigliosa! Ti voglio bene!
Buone notizie, principessa Holly. Wondy adesso sta molto meglio. Il medico delle bacchette aveva ragione. Aveva solo bisogno di un po' di riposo. Oh, questo è fantastico. Quindi puoi restituire la nuova bacchetta al vecchio saggio elfo. Credo che la terrò con me ancora per un po'. Non ho nemmeno provato a lanciare un incantesimo. Oh, e che ne facciamo di questa? In realtà non ne ho più bisogno. Puoi metterla insieme ai miei giocattoli? Come vuoi. E così d'ora in poi rimarrai qui. Holly ha una nuova bacchetta adesso. Ti ringrazio, bimbo elfo. No, uomo elfo. Troviamo dove si nasconde Fragolina e chiediamole di far smettere di nevicare, subito. La neve ha ricoperto interamente il piccolo regno. Fa freddo anche qui. Sì, questo trono di ghiaccio ha congelato il mio povero sederino. Non potresti trasformarti nella regina del sole adesso? È troppo tardi ormai. Sono la regina del ghiaccio. Il nascondiglio segreto di Fragolina deve essere da queste parti. Secondo te, in quale posto vivrebbe una super malvagia come Fragolina, la regina del ghiaccio? Che ne dici di quello? Wow, un enorme palazzo di ghiaccio! È molto meglio dell'elfo caverna, mille volte! No, non è vero, è tutta scena. Non cantare vittoria, regina del ghiaccio! Che cosa vi porta da queste parti, bimbo elfo? Sono l'uomo elfo! Siamo venuti qua per fermarti! Ma voi non potete fermare la potente regina del ghiaccio! Fa freddo qui dentro! Fragolina, gli adulti si stanno lamentando di tutta la neve che ha ricoperto il piccolo regno! Ops, davvero? Sì! E siamo nei guai? Io non credo che siamo nei guai. Basta che la smettiamo con questo gioco. Va bene, ho vinto io. No, i buoni vincono. Ma non è giusto. Voi siete in trappola. Ok, avete vinto voi. Urrà! Finalmente posso liberarmi di questo trono di ghiaccio. Il mio sederino è congelato. Che bello, è tornato il sole! Ho appena costruito una sedia. Incredibile, sembra una sedia normale. Sì, ma quando l'ho finita mi sono chiesto perché una sedia dovrebbe avere le gambe se poi non le puoi usare. Su, vieni! Ehi, si muove! Oh sì, e come? Oh! Non è molto comoda, o sbaglio? No, è questo il problema con le sedie che camminano. Ultimamente mi sono anche dato al giardinaggio. Giardinaggio? Sembra relativamente innocuo. Sapete, mi sono chiesto perché un tulipano ha solo le foglie, perché non ha le mani o magari i piedi. E gli ho dato un cervello. Padrone. E anche una voce. Padrone. Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio, questo è un abominio, Victor. Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano. Io tengo moltissimo ai miei hobby. Rane. Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì, le stelle sono bellissime. E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Wow! Wow, la torre si è trasformata in un razzo!